Ricevitoria Gerace, a Montepollerito. Da noi puoi giocare Super Eno 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Monteponellito. Su di noi puoi scommetterci. Quando il generale inverno schiera il tridente, vento, gelo e tem temperatura polare, l'unica difesa possibile è rappresentata da giubbotti, grappa e calcio spettacolo, come quello che ci, app ci apprestiamo ad applaudire. Gentili telespettatori di S1 TV, buon pomeriggio dal comunale Frabotto Mannesi di Montepaone, dove la squadra esterna 7, oggi decimata con la voce di Giorgio De Filippis e le riprese di Pasquale Lentini, sta per offrirvi lo spettacolo rappresentato al match Real Montepaone contro Scommettendo.it Fronti, che noi chiameremo chiaramente Montepaone e Fronti. Due squadre che sono al secondo e al terzo posto della classifica del girone C della prima categoria eh, calabrese e che si daranno sicuramente battaglia cercando di eh, raggiungere e rincorrere quella Rombiolese che invece è al primo posto in classifica. Salutiamo e auguriamo buon anno anche a Giuseppe Ranieri della Gazzetta del Sud che è qui vicino a noi in tribuna stampa, meglio in tribuna stampa al caldo e ben coperti. Beh sicuramente, con le temperature che ci sono. Amici sportivi, tantissimi auguri di un buon anno da parte di Giuseppe Ranieri. E Oggi effettivamente il tempo è bello nel senso che il cielo è azzurro e terzo, il mare fa sempre da sfondo al comunale Frabotto Mannesi, però la temperatura sarà intorno, almeno per quanto riguarda il percepito, agli zero gradi. Il campo è in buone condizioni per quello che può essere un campo dopo tutto quello che è successo, pioggia, neve eccetera, e quindi ci apprestiamo a vedere uno spettacolo tra due squadre che hanno dato sino ad oggi spettacolo, hanno i numeri per poter dire la loro in questo campionato e sicuramente lo faranno. Agli ordini del signor Bottura di Crotone stanno quindi per scendere in campo il Fronti con questa formazione: Lanzo, Morelli, Torcasio, Carchedi, Matarazzo, De Grazia, Buccinà, Lucchino, Giudicelli, Russo e Bruno. Mister Cabiddu ha portato in panchina Buteri, Ventura, Tropeano, Cerminara, Vaccaro e Cristiano. Invece Mister Pisano uh, e Montepaone scendono in campo con questa formazione Emanuele Fiorentino, Francesco Fiorentino, Ienco, Mellace Conidi, Grillone, Doria, Marco Voci, Pirritano, Vatrella e Domenico Voci. In panchina appunto a fianco a Mister Pisano, uh, Leone, Macri, Formisano, Nicola Voci, Pisani, Sgro e Marcellino. Dicevamo una giornata fredda e comunque il pubblico non ci sarà sicuramente sold out, ma si sta appunto accingendo a calcare le tribune del, del Comunale. E cogliamo l'occasione quindi per augurarci un 2017 pirotecnico dal punto di vista calcistico. Giuseppe, cosa ne dici? Eh sì, dai. Sarebbe l'augurio migliore anche per questo, per questo Montepaone che si accinge a giocare una gara intensa, penso che l'agonismo la, in campo riuscirà a prevalere sul freddo perché tra secondo e terzo posto e rincorrere la Rombiolese al primo è molto importante oggi una vittoria per gli uomini di mister Pisano. E quindi vediamo il Monte Paone nei consueti colori giallo-verdi, maglietta verde, calzoncini gialli e calzettoni verdi con inserti bianchi, mentre il modello atletico Bilbao è il fronti con una divisa bianco-rossa, calzoncini azzurri e calzettoni bianchi. Per le scarpette, come ormai sappiamo, ognuno sceglie il suo colore ed è un vero arcobaleno in campo. Dicevamo appunto delle due squadre che sono due squadre che si sono date già battaglie, oggi che l'ultima. Giornata del girone d'andata, appunto, si preparano a quello che sarà poi il rush finale. In effetti, il Monte Paone con le sue vittorie ha vinto 10 volte, ha pareggiato 3 volte e ha perso una volta sola, mentre il Fronti ha 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Più prolifico l'attacco del Montepaone che ha fatto 32 gol mentre il Fronti ne ha fatti 18 e 10 eh, gol subiti per la squadra ospite, mentre soltanto 8 quelli per il Fronti. In, in omaggio alle norme alle regole sul fair play, ora tutti si vanno a salutare sotto gli occhi vigili di un attentissimo commissario. Di campo che si è venuto anche a informare se S1TV fosse autorizzata alle riprese, cosa che è così dall'inizio del campionato e direi da circa dieci anni a questa parte. Quindi siamo pronti. A, eh, appunto, a dare inizio alle danze, ricordiamo che si tratta di due squadre che amano il gioco offensivo, soprattutto il Montepaone di Mister Pisano e ora andremo a studiare un attimo anche come si schierano in campo, mentre invece il signor Bottura si sta occupando del controllo delle reti. Ricordiamo che alcune partite fa uno dei gol del Montepaone ci diede l'impressione eh, del eh, non gol perché la rete era bucata e quindi giusto il controllo effettuato dal signor Butera che si prepara e come al solito Sette giocatori sulla linea di centrocampo. Per quanto riguarda il Montepaone Tanta attenzione, tanta cura da parte dell'arbitro e del commissario di campo, un circa un quarto d'ora di ritardo rispetto a quello che è l'orario stabilito dalla Lega appunto, per eh, queste partite. Quindi eh, l'arbitro sta annotando le ultime cose prima di dare eh, il via a, a questo match e sarà pirritano a calciare all'indietro dalla pozzanghera che si è creata a centrocampo, appunto, a calciare all'indietro per poter poi permettere l'azione con Mellace che lancia subito in attacco e tutto il Montepone che si catapulta in avanti anche se c'è subito una ripartenza da parte del fronti ma come al solito sono in tre in copertura eh, dei marcatori dicevamo appunto del Montepaone con il fronti che si appresta a effettuare questa rimessa laterale colpo di testa a seguire i numeri sulle magliette belle del fronti però si leggono meno bene che in altre occasioni la gamba tesa da parte di Mellace su quello che era il il centravanti se andiamo errati, rati uh, e quindi punizione che sarà battuta all'altezza del centrocampo da parte di un giocatore del fronte e quindi vediamo che Morelli è l'esterno basso di destra, il numero 2, presumibilmente sarà Torcasio l'esterno opposto, quello a sinistra. Il pallone arriva in zona uh, Lucchino che però se la porta uh, in out marcato appunto da uh, Fiorentino la palla rimane comunque uh, in, in, come rimessa laterale all'altezza della bandierina qualche metro più avanti e quindi tutto il fronte si catapulta a cercare di prestare l'azione del Montepone. Mellace recupera appunto il fronte, primo tiro, fucilata verso Fiorentino che non ha problemi appunto a recuperare il pallone. Controllo intanto di Vatrella che evita il ritorno di Russo, tocca indietro verso Grillone che scambia ancora con Fiorentino e il Montepone imposta appunto l'azione. È passato soltanto un minuto sempre 0-0 ma il Monti già si è fatto pericoloso con la sua punizione. Vediamo che appunto è insieme al Russo, eh, dovrebbero essere le due punte di quello che è un 4-4-2. Intanto parte Fiorentino, si tratta di Francesco, si fa tutta la fascia, mette in mezzo, ribattuto il pallone, Mellace, gran tiro di Mellace, drop di destro in corsa che supera di pochissimo la trasversale e quindi subito la prima risposta del Monte Paone all'attacco portato in precedenza da eh, Fiorentino. Lanzo a Comunque, controllato la sfera, è che è finita direi mezzo metro sopra la trasversale della porta alla nostra sinistra, difesa dal portiere Lametino. E sarà ora eh, Carchedia ad effettuare appunto il rinvio dal fondo in questo momento supponiamo che il fronti possa giocare leggermente a sfavore di vento intanto Vatrella evita l'intervento di Morelli il tocco è per Pirritano contratto con decisione da Torcasio punizione per il Paone. dicevamo Giuseppe che Pirritano si è conquistato la maglia da titolare Sì, ad onore del vero dopo qualche ingresso a fine partita ha dimostrato di avere senso del gioco un buon tocco Mr. Pisano lo ha premiato con la maglia numero 9. E vediamo se il nostro Pirritano, che in, nelle prime partite avevamo equiparato a Shakiri, farà valere il proprio valore. Intanto Mellasce, che di destro, dall'altezza della tre quarti campo, zona d'attacco del Montepaone si prepara a pennellare da per suo eh, la sfera per un tocco di testa o per una deviazione. Parte il tiro forte e deciso, ma ribattuto dalla difesa con un tentativo di contropiede e grillone che si appoggia su Fiorentino, mentre appunto il fronte si era già lanciato eh, pronto a eh, sfruttare eventuali errori. Il grillone che riceve da Fiorentino scambia con freddezza con l'estremo difensore eh, locale che poi si appoggia su uh, Conidi che reimposta la sfera e tocca per Domenico Voci, arretrato in questa situazione. Conidi gagliardamente a mezze maniche, anche sei guanti, quindi freddo non ne sente. Attenzione, il rilancio di Fiorentino favorisce Russo che recupera il pallone, punta l'avversario, entra in aria, viene chiuso. Eh, non vorrei esagerare, ma queste marcature che vengono triplicate in un attimo da parte del Monte Paone, insieme alla forza degli esterni sono probabilmente uno dei. Dei segreti di, della formazione di Mister Pisano, e quindi Russo è stato chiuso. Sono due eh, brevi linee, ma probabilmente veloci, anche tecnici, gli attaccanti del fronte. Dicevamo Russo col numero 10, Buccina col numero 7. Ecco che riparte ancora l'azione, Ienco il nostro Millenians che tocca per Vatrella, Pirritano ancora Vatrella tutto di prima e c'è la chiusura tentata dal numero 5 eh, Matarazzo che però commette appunto fallo, Bottura aveva fatto proseguire l'azione ma ha poi fischiato il fallo in partenza. Con... Mellace che si prepara a battere e vediamo anche Carchedi che è il numero 4 sul pallone Bottura dice un momento fischio io e quindi quando qualcuno stabilisce che comanda bisogna rispettare le sue decisioni e ancora Mellace il vero metronomo del centrocampo Monte Paonese che appunto si prepara a battere con 4 giocatori in zona offensiva Vatrella che con un'azione no look cerca di favorire il numero 7 Doria che poi va a disturbare Lucchino riuscendo a ottenere quasi Niente perché la palla finisce ugualmente uh, in out senza però essere toccata dal giocatore del fronti, e quindi si ripartirà forse addirittura con una punizione segnalata da Bottura che sarà battuta dal numero uh, 6 De Grazia e quindi. Si prepara di destro a calciare la palla il più lontano possibile dalla propria area di rigore. La palla si impenna, colpisce di testa Domenico Voci. Recupera Lucchino che eh, si libera con una finta di un paio di avversari. Anche ritorna sempre sulla finta che non riusciva a, darla, a trovare nessun compagno libero. Ed ecco che riparte subito il lancio in direzione Buccina Il pallone viene, viene colpito da Grillone e poi c'è Fiorentino che tocca per Pirritano. Pirritano. In lotta col numero 3, Torcasio lo punta, cerca di andarsene. L'arbitro però ha fischiato qualcosa e ora vedremo di capire di cosa si tratta. Bottura si spiega anche con Fiorentino, però sicuramente ha fischiato qualcosa che noi non abbiamo visto, a meno che Giuseppe Ranieri non abbia notato. No, 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 non l'ho notato neppure io. Comunque rimessa laterale, quindi gli è stato un sospiro attraverso il fischietto da parte dell'arbitro. Il rilancio eh, finisce in out e quindi il Montepone rimane in fase offensiva con una rimessa laterale che sarà poi compito di Fiorentino, appunto effettuare con Mellace marcato a uomo da Carchedi ecco che recupera Doria il tocco però per a favorire Domenico Vosci non si concretizza e la palla finisce in rimessa laterale rimessa laterale che sarà battuta dal fronti siamo al minuto settimo, da quando si è cominciato a giocare, il risultato è sempre di 0-0. Due fiammate iniziali, due tiri eh, verso le, le porte. Certamente più pericoloso quello di Mellaci. Attenzione perché Marco Voci apre per Vatrella, Vatrella sinistro. Era una via di mezzo tra un tiro e un tocco per Domenico Voci. E però la palla è finita in angolo perché è stata deviata dall'intervento di De Grazia. E quindi annotiamo il primo calcio d'angolo in favore del Montepaone. Al minuto ottavo su un'azione un in velocità che ha visto Vatrella appunto optare per una soluzione intermedia tra il tiro secco di sinistro e l'appoggio al compagno Domenico Voci che si era inserito sono cinque i eh, saltatori all'interno dell'aria da parte del Monte Paone. Mellace riceve la palla. La scambia con Vatrella messa in mezzo. Arriva eh, Grillone anzi con idi di testa e poi ancora Ienco tira murato dalla difesa del, del Fronti che poi bilancia però rimane la pressione del Montepaone che ha certamente accelerato il ritmo in questi minuti e il tocco è per Grillone, Grillone appoggia per Ienco, Ienco di destro vede l'inserimento di Pirritano che fisicamente cerca di avere la meglio rispetto a Torcasio ma quest'ultimo lo mura anche lui molto bene e la palla finisce in rimessa dal fondo che sarà battuta ora vediamo se dallo stesso Torcasio Sì, proprio lui e non da Lanzo quindi un inizio di partita abbastanza vivace sicuramente tra olio canforato e voglia anche di dare spettacolo i giocatori hanno interesse a riscaldarsi colpo di spalla di Conidi con Mellace che di esterno cerca di favorire Pirritano in lotta con De Grazia è stato il giocatore e l'attaccante della squadra di casa a effettuare forse una forzatura, un fallo, e quindi punizione che sarà battuta a favore del Numero 10, Russo che evita un avversario, cerca di arrivare, cerca di evitare anche Mellace, ci riesce effettivamente molto elegante nel tocco ma in questo caso scivola perché poi non dimentichiamo che il campo è comunque ghiacciato o certamente non in ottime condizioni, del resto penso che sia il meglio possibile viste le condizioni uh, di tempo. Uh, Giuseppe ti aspettavi un inizio di partita così scoppiettante? Sì, tutto lasciava presagire un inizio intenso anche perché le due squadre possiamo parlare di un incontro diretto a tutti gli effetti e l'ultima del girone di andata si affrontano seconda e terza alla ricerca della Rombiolese che è prima. Eh, pare però eh, che il Monteponi abbia già azzeccato i tempi di gioco perché diventa un po' più eh, ficcante sotto porta rispetto alla, al Fronti che cerca di contenere l'iniziativa di Pirritano e compagni. E intanto vediamo che eh, Lucchino ha cercato di servire Buccinà che viene bloccato dall'onnipresente eh, Mellace. La palla però scivola poi in rimessa laterale. Sarà compito eh, di eh, Matarazzo, se non andiamo errati, di, eh, di effettuare la rimessa laterale con le mani. La palla viene colpita di testa a un giocatore del Monte Ancora Mellace che tocca per Pirritano, anticipato da Torcasio. La palla sta per finire verso. Russo c'è un momento di confusione con una serie di colpi di testa ripetuti e poi Morelli che apre dove però ruba palla Domenico Voci, alza la testa, vede l'inserimento di Marco Voci. Marco Voci riceve sulla sinistra, due avversari di fronte a sé, vede Vatrella, ma non riesce a controllare e quindi a questo punto è evidente che il campo pur apparentemente in buone condizioni rende difficile il controllo, anche perché sicuramente tutti i 22 giocatori hanno scelto bene i tacchetti da applicare ai loro scarpini, ma sicuramente il Campo non è dei, nelle migliori condizioni possibili. Russo difende il pallone, viene contratto da Vatrella e conquista una rimessa laterale. Con le mani, poi lascia che sia Morelli, se non andiamo errati, a effettuare questa rimessa. Recupera qualche metro, però poi con, ha una lunghissima gittata e serve appunto il numero 11. Bruno e c'è un fallo da parte di Ienco che si lamenta si trattava del numero 7 Buccina non del numero 11 Bruno e quindi punizione che, se, che viene affidata ai piedi del uh, numero ecco ora vediamo di distinguere sicuramente eh, molto più chiari i numeri sulle maglie del Montepaone in questo caso si tratta di Lucchino che di destro cercherà di mettere in mezzo un pallone anche se arriva eh, Russo a sottrargli appunto il compito e la competenza della battuta e a cercare di mettere eh, in mezzo dove ci sono addirittura eh, sei giocatori del, del fronti pronti a raccogliere eventualmente la, eh, la palla. Si trattava di uno schema ben articolato poi blu che ha colpito ha contratto duramente eh, da Ienco con Vatrella che con grande fair play avendo visto l'incidente eh, capitato a Buccinnà eh, ha fermato tutto, eh, c'è stato un contrasto sul pallone, ha preso male quest'ultimo il giocatore del Fronti e vediamo che si tocca, tocca la caviglia destra, pensiamo si tratti eh, di un momento doloroso, speriamo che sia solo un momento perché Buccinnà poi tra l'altro, visto che non è oggi in formazione e il bomber del Fronti con tre gol eh, fatti Fronti a una squadra che a differenza del Montepone ha portato eh, tanti giocatori a segnare mentre il Montepone che pur ha una discreta capacità di far segnare tutti ha poi il bomber Marco Vosci che è in doppia cifra dopo un girone di andata al momento e a 10 reti segnate. Lo staff medico si avvicina a Buccinà che fortunatamente si riprende quindi è stato solo un momento di eh, contatto e quindi si riprenderà con una Laterale che sicuramente permetterà al russo di restituire eh, cavallerescamente la palla alla squadra del Monte Paone. Eh, siamo giunti a questo punto al quattordicesimo minuto eh, di gioco ed è sempre 0 a 0 il risultato in questo primo tempo con Russo che restituisce appunto il pallone al, al portiere fiorentino, recupera. Eh, Conidi che sulla fascia destra tocca poi per Mellace che apre verso Marco Voci, Marco Voci controlla e appoggia per Pantaleone Grillone, il tocco è per Ienco, Ienco di destro ancora si appoggia su Domenico Voci, se ne va in velocità nello stretto, elegante Vatrella che evita un paio di avversari ma l'ultimo tocco è suo, non c'è fallo in questo caso ha ragione Bottura e quindi si riprenderà con una rimessa laterale effettuata da Morelli che ha già dimostrato in precedenza di avere un'ottima gittata almeno di una quindicina di metri. Tocco per Carchedi, forse alza un po' la, la gamba rispetto a Pantaleone Grillone, giusta la segnalazione di bottura ed è appunto uh, punizione. Gamba tesa o fuori gioco, Giuseppe? Gamba tesa. Benissimo, quindi Fiorentino riceve il pallone, ha di fronte a sé eh, Iudicelli, cerca di evitarlo ricordiamo che a fronte di eh, Ienco e di eh, Do Davide Doria che sono i fuori quota, eh, gli under 18 diciamo così del Montepaone nella fronte si tratta di Russo e Bruno, il numero 10 e il numero 11 che sono i più giovani, ma sappiamo che a calcio o oh, sai giocare o non sai giocare, l'età conta relativamente anche se a volte l'esperienza è importante. Intanto vediamo un bel recupero di De Grazia che rinvia il pallone ma la palla finisce in out e sarà compito di Fiorentino effettuare questa rimessa tocco per Domenico Vosci che punta l'avversario mette in mezzo Carchedi recupera e rinvia il pallone alla ricerca di Bucina anticipato con decisione da Conidima ancora il fronti che supera la metà campo in accelerazione sono già uh, sei giocatori del Montepone che marcano gli avversari tocco per Bucinà. Ed era fuori gioco, come possiamo rilevare anche dal monitor di servizio, non evidentissimo ma almeno eh, 30-40 cm è scattata la linea blu sul monitor. Fuori gioco, Giuseppe. Sì, sì, era netto, era netto, era visibilissimo da qui, dalla nostra postazione, anche guardando il terreno di gioco. E possiamo però dire che questo Montepone fraseggia molto bene al centro, Giorgio, perché tutto di prima riesce ad entrare nella tre quarti ospite e proiettarsi in avanti. Eh, anche perché però Mr. Cabido con il suo 4-4-2 cerca appunto di, eh, di prendere campo e di andare a disturbare proprio in fase di impostazione i giocatori del Monte Paone, che ora si affidano a un rilancio che eh, finisce sui piedi però di Russo. Raddoppio della marcatura, Grillone e Ienco. La palla finisce fuori, bottura non rileva fallo e quindi rimessa laterale in favore del Monte Paone, con Mr. Pisano che si alza in piedi richiamando i suoi a una maggiore geometria anche in futuro. Fase di impostazione dell'azione almeno inizialmente e quindi mister Pisano quando si alza significa che eh, i suoi debbono attuare al meglio le indicazioni proposte appunto dallo stesso mister eh, Pisano. Ecco che parte lunghissima, è quasi un cross quello di Morelli con eh, le mani. Ecco che la palla è toccata da Lucchino, rimbalzi di vario tipo. Pirritano, Lucchino scivolano un po' tutti e il tocco è per Morelli, non è fuori gioco. Morelli di destro, bel tiro. Di di esterno destro in corsa di Morelli e questa volta dobbiamo dire che eh, Morelli ha cercato appunto il, eh, il tiro, il drop eh, in corsa quando siamo giunti al sedicesimo del eh, primo tempo e la palla è andata non di molto lontana dal palo destro della porta difesa. da eh, da Fiorentino, eh, anche qui dobbiamo dire che la posizione di partenza era regolare, ha visto bene Bottura. Abbiamo potuto vedere anche noi, insieme ai tifosi, qui sul secondo anello del comunale di Monte Paone, che era partito regolarmente il numero due del fronte. Quindi, buona occasione da annotare sui taccuini, come eh, giustamente da giornalista la carta stampata sta facendo con precisione eh, Giuseppe Ranieri. Il tocco ancora per Iudicelli, stop di petto eh, Bucinà, tocco per Carchelli. Ma arriva Grillone, probabilmente c'è un'entrata un po' eccessivamente decisa da parte di. E quindi giusta la segnalazione. Anche se Grillone era arrivato un po' scompostamente e forse aveva toccato più con la spalla che con il corpo appunto il pallone. Però il fallo c'era. Fiorentino per Capitan Grillone che raccoglie il pallone e avanza caracolla verso la metà campo, appoggiandosi poi a Domenico Voci che è arretrato il numero 11 che arretra è un altro marchio di fabbrica del, degli schemi di Mister Pisano. Con Fiorentino che taglia il campo, lancia per l'altro. Fiorentino che raccoglie la palla, diagonalizzazione direbbe mister Gerace che poi riesce toccando verso Ienco, Ienco di sinistro cerca l'allungo verso Vatrella che ringrazia il compagno appunto per questo tentativo ma questa volta eh, Rocco Ienco è stato eccessivamente eh, veloce e troppo potente nel suggerimento però il taglio di Vatrella... Era di quelli giusti, quindi potesse essere premiato con un tocco uh, meno profondo. Sarà ancora uh, Torcasio a rinviare verso la metà campo, dove saltano in parecchi, colpisce uh, Conidi, la palla finisce a Doria. Doria si appoggia per Domenico Voci, ma è deciso l'intervento di De Grazia e che mette la palla appunto in rimessa laterale. L'arbitro chiede un pallone e oggi col freddo non ci sono i raccattapalle quindi giustamente i bambini oggi stanno a casa. Sì, stanno al caldo, visto la temperatura polare, stanno al caldo. Anche se Mister Trocano direbbe che fin da piccoli bisogna essere educati a supportare il freddo, il gelo per l'affetto e l'amore che abbiamo nei confronti del dio pallone. E quindi la palla finisce tra le mani sicure di Lanzo che raccoglie il pallone, fa salire tutta la sua squadra e si appresta un rilancio presumibilmente di destro e no, lui per smentirci lo fa di sinistro e lo sbaglia. Morelli eh, prolunga il pallone, arriva di corsa a Jenko, eh, sono parecchi a correre, bucina, recupera la palla, se la porta quasi fino fuori del campo ma la difende Mellace e Lucchino troppo deciso l'intervento di Mellace che comunque si scusa con Lucchino e quindi punizione in favore del, del fronti con eh, la battuta che viene effettuata qualche metro più indietro come dice eh, Bottura ma tutto il fronti che si lancia all'attacco della porta difesa da Fiorentino il pallone eh, arriva in zona Russo che mette in mezzo il pallone attenzione e questa volta Carchedi in corsa, un rigore in movimento. Si era un attimo fermata la difesa del Monte Paone tra Conidi e Fiorentino. Carchedi ha colpito con decisione destro che però è andato a lato, ha un po' allargato troppo il, il tiro e questa dobbiamo annotarla. Quando uh, siamo giunti. Al praticamente diciottesimo del secondo tempo, eh, come un'occasione importante, anzi diciannovesimo, come un'occasione importante per il fronti, su un momento di appannamento della consueta attenzione della difesa del Montepone. Jenko cerca di favorire Pirritano che se ne va in velocità, ma De Grazia, con tranquillità, appoggia eh, la palla tra le mani di eh, Lanzo. È stata una signora occasione, Giuseppe. Sì, ha dimostrato lucidità e senso, senso del gioco perché è riuscito Carchete ad inserirsi nella sbavatura prodotta dalla difesa ospite e ha sfiorato anche la rete con un bel destro. E anche se la palla proveniva da destra e non da sinistra è paragonabile un po' all'azione che ha dato i tre punti ieri al Napoli nella partita tanto sofferta con Tonelli che più o meno da quella direzione, però su palla che proveniva da sinistra, ha messo dentro quasi a botta sicura. Meno male che Carchedi non è Tonelli e quindi il risultato è ancora di 0 a 0 tra Montepaone e Fronti, però sicuramente una partita piacevole e godibile. Fiorentino raccoglie la palla, evita di servire Mellace e tocca per domenica. Covoci che è elegante evita due avversari sovrapposizione di Fiorentino e parliamo di Francesco ma anche lì si scivola e non è facile fermarsi di colpo quando appunto c'è il rischio di scivolare così come è successo a Fiorentino e sarà De Grazia a effettuare la rimessa con le mani hanno tutti una discreta gittata i giocatori del fronti. la palla però torna a Pirritano che tenta il drop di sinistro in corsa chiede forse troppo eh, in questo momento alle possibilità che gli venivano concesse e il tiro finisce lontano dalla porta difesa da Lanzo quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo il vertice sinistro della porta difesa da Lanzo però a colpire sarà eh, se andiamo errati, Matarazzo con il suo destro. La palla supera abbondantemente la uh, linea di metà campo con uh, Conidi che appoggia per Domenico Voci. Mellace, bello lo scontro uh, con Carchidi e vince Mellace. Il lancio a favorire Vatrella. Il primo impatto con il pallone non è felice e quindi la sfera rotola uh, fuori dal campo nonostante la uh, rapidità di esecuzione e la uh, consueta familiarità con le, uh, tecnica con il pallone del. Uh, Uh, del giocatore appunto Gregorio Vatrella e Morelli che effettua la rimessa, supera anche lui la, la linea laterale e uh, tocco di Conidi, Vatrella di petto, Mellace e ancora recupera il pallone Lucchino contratto da Vatrella, tocco a favore del numero 5. Matarazzo lancio verso uh, Voci, ma ci sembra elegante l'intervento se non andiamo errati di De Grazia che però favorisce ancora Mellace, Mellace e Carchedi, ottimo eh, l'operazione svolta da Mellace ma Carchedi sicuramente è un osso duro, Vatrella che si inserisce tra due avversari e vede poi la scivolata di De Grazia che chiude questa possibilità, sicuramente forse la cifra tecnica del Montepaone è leggermente superiore rispetto a quella del Fronti che però ha grande agonismo e ordine in campo che permette di uh, contrare con uh, decisione appunto le azioni dei locali. E Lucchino che tocca verso Bucinà fermato però dalla rete dei difensori del Monte Paone, ancora Carchedi che va a disturbare Mellace, che poi alla fine commette fallo su Bucinà Agonismo e voglia di fare contro mh, capacità tecniche e organizzazioni in campo tra Fronti e Monte Paone. Sì, sì, diciamo che, diciamo che il, il Montepaone sta dimostrando un bel, uh, un bel senso del gioco, riesce a penetrare dal centro ma nello stesso tempo è ben messo in campo il fronte e riesce a respingere l'iniziativa. Diciamo più che altro che è molto abile ad alzare il baricentro della squadra nel momento in cui dal centro il Paone scende. Però c'è da vedere se per tutto l'arco della gara riusciranno ad essere così precisi. Sicuramente perché poi anche l'aspetto atletico dovrà essere considerato perché le due squadre stanno spendendo moltissimo. E Mellace che è di testa, però Carchidi, che è un po' una Ruspa in ogni lato del campo, va e interviene. Ed è questo forse secondo me uno dei duelli più importanti di questa partita tra due giocatori che sono un po la fonte, sia a livello psicologico sia a livello proprio tattico del gioco di entrambe le squadre. E che riceve la, palla, la scambia con Fiorentino, Russo e Bucci tentano di disturbare costringendo Fiorentino al lancio il pallone finisce in zona Morelli che colpisce di testa, Rocco Ienco controlla se ne va in velocità ma interviene Lucchino e poi eh, Buccina Anzi, Russo che eh, non riesce a controllare il pallone, e vediamo ora Marco Voci che con calma richiama Fiorentino per rimpostare ancora l'azione da parte del eh, Monte eh, Dal punto di vista delle statistiche, il Monte fino ad oggi non ha mai segnato nei primi 10 minuti, anzi 8 minuti di gara, e quindi ha confermato, ha confermato questo trend. Ora, l'altro momento eh, dove, in cui non ha mai segnato è tra il ventesimo e il trentesimo del, di ogni partita, quindi staremo. A vedere intanto recupera ancora la palla il fronte il tocco però favorisce il Paone con un grande cambio di campo in direzione di Vatrella Vatrella subito in direzione di Marco Vosci che evita De Grazia Marco Vosci di sinistro ha tentato un gran numero ha evitato l'avversario e poi ha tirato in corsa al volo il portiere Lanzo era ben piazzato il tiro non era eh, violentissimo ma certamente molto bella l'azione eh, orchestrata appunto da, da Marco Vosci. Su suggerimento di Vatrella, se non vado errato, e ancora Pirritano che apre verso Doria, non interviene il numero 11 Bruno. Ma Doria e Domenico Voci conquistano insieme il secondo calcio d'angolo per il Monte Paone e quindi la mossa se vogliamo tattica che magari eh, noi profani eh, riteniamo tale è di mettere il numero 11 in difesa Bruno appunto eh, ha maggiore copertura dell'assetto difensivo del, del fronti, questa è una delle mosse eh, di Mr. Cabiddu il calcio d'angolo toccherà per quanto riguarda la battuta al numero 4 Mellace, esterno destro e quindi palla ad uscire e questa volta sono in sé, attenzione si è mosso anche Vatrella, è uno schema riceve quasi Pirritano e questo caso caso il numero 10 russo è riuscito a impedire uno schema che probabilmente poteva liberare al tiro eh, il giocatore del Montepaone e che era stato studiato probabilmente in allenamento si riprenderà con una rimessa laterale e vediamo che il numero 3 Torcasio che si affida appunto che recupera il pallone perché in assenza di raccattapalle i giocatori debbono fare eh, da soli quindi chi fa da sé fa per tre e ognuno si recupera il pallone. Intanto è Mellace che cerca di bloccare un avversario ma riparte ancora il lancio in direzione del, uh, dell'esterno offensivo di sinistra uh, del fronti con uh, conidi riconoscibile appunto perché è l'unico a mezze maniche in sostanza uh, che mette in rimessa laterale sarà una rimessa dove si avvia alla battuta uh, appunto il numero 3 uh, torcasio che si prepara appunto, vediamo se la sua gittata sarà pari a quella dei compagni, movimento di vari attaccanti del Monte, eh, della fronte, ma il Montepaone esce fuori con Doria che scambia, tocca per eh, Conidi, Conidi sull'out destro che imbecca Pirritano, Pirritano anticipato precis con precisione da Torcasio, ma è ancora rimessa laterale con... Il Montepone che ragiona e la palla che viene affidata a Francesco Fiorentino per la rimessa laterale cercando appunto di eh, tessere una trama offensiva pericolosa. Il tocco è per Mellace che viene fermato da Lucchino e Carchidi ma poi ci pensa eh, Conidi a bloccare le velleità offensive del fronte con Mellace che lancia verso Marco Vosci, eh, eh, cerca, evita l'avversario, si tratta di Morelli, mette in mezzo, tocco e questa volta probabilmente... C'è stato un fallo nei confronti di, eh, di Pirritano. Uh, sentiamo cosa dice Giuseppe Ranieri. Non, non si è girato Pirritano? No, Pirritano non si è girato perché è stato contrastato da dietro in maniera irregolare. L'arbitro avrebbe dovuto vedere l'irregolarità commessa in piena aria perché quello era un rigore. E quindi lasciamo anche questa pagina poi alle analisi successive. Bottura non ha dato segni particolari, era sufficientemente vicino all'azione e ora fischia per un fallo in favore del Monte Paone. Si continua a giocare con Conidi che scambia con Domenico Voci e Buccinà che lo va a disturbare quando. Siamo giunti praticamente eh, al 20. Eh, sì, alla, quasi alla mezz'ora del, uh, del primo tempo, con il risultato ancora eh, fermo sul, uh, sullo 0 a 0. Um, si tratta appunto di. Uh, 29 ⁇ del primo tempo, ma riprendiamo con la rimessa che favorisce Lucchino, poi la, il rilancio alla viva il parroco, si impenna la palla, colpisce di testa mellace, forse c'è gamba tesa, l'arbitro mette il fischietto in bocca e punisce la presunta gamba tesa appunto da parte del giocatore in attacco, ecco quando l'arbitro ha qualche dubbio fischia in favore della squadra che difende e sarà appunto Conidia effettuare questo, uh, questo lancio, questo, abbattere questa punizione, cercando um, Fiorentino e quindi cercando di far avanzare la linea difensiva del Fronti per poter mettere in difficoltà appunto la squadra Lamettina. Avanza ora uh, Capitan Grillone, scambia con Mellace. Si tratta di ragionare. Domenico Voci che riceve la palla di esterno, cerca di imbeccare un compagno, ma è Conidia alla fine che conquista il pallone e Mellace che glielo toglie lascia per Ienco e ancora con grande tranquillità e caparbietà il Montepone ricomincia da Fiorentino che però rinvia in direzione del dell'altro Fiorentino, Francesco che non riesce a colpire il pallone anche perché il sole in questo caso ha un po', eh, gli ha un po' impedito di vedere dove mandava il pallone. Dico bene, Giuseppe? Sì, 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 perché anche se c'è freddo, il sole ancora è impavido con i raggi, i calciatori in campo. Lo da dà fastidio. Sicuramente perché poi, eh, appunto, siamo sempre in una località di mare quindi alla fine il sole ha sempre il, pre pre il predominio sul, uh, sul cattivo tempo. Riparte ancora il Monte Paone, il tocco è per Mellace, ma c'è Carchidi che lo francobolla costantemente. Tocco per Marco Voci, all'altezza dei 20 metri, fucilata, ci mette le mani, i pugni chiusi. Lanzo per uh, ribattere il pallone, ben piazzato Lanzo, ma molto bello il destro da parte di uh, Marco Voci, che da 25. Cinque metri aveva centrato lo specchio della porta. Lanzo sicuro, ma eh, non ha voluto rischiare la presa e quindi ha ribattuto con tutti e due i pugni chiusi. E Pirritano che scambia con Fiorentino. Il Montepone sta incominciando ad accelerare. ma Lucchino cerca la ripartenza. Il tocco è verso Buccinà con Conidi che fa impennare il pallone per Ienco e la palla è ancora controllata dal Fronti. Ma Ienco di testa rilancia verso Pirritano e Vatrella. Ma c'è De Grazia che alza il pallone. La la palla viene stoppata poi da Carchidi che evita l'intervento di Domenico Vosci. Poi tocca per. Eh, ecco il tocco è per Russo che però viene intercettato. Questo tocco ed è ancora Marco Vosci che. Invita i suoi compagni a ragionare appoggiandosi a Mellace che subito apre il campo per Doria. Doria controlla, viene fermato per un attimo da Bruno, Doria recupera il pallone, Fiorentino mette in mezzo e Lanzo ci mette una, una pezza con la mano destra, riesce a evitare che il pallone finisca uh, mh, appunto agli attaccanti del Montepone, ma anche questa è stata un'azione tambureggiante nata da un cambio di gioco e che porta poi a un... Calcio d'angolo, il primo battuto alla destra della porta di Lanzo da parte di di Mellasce che questa volta forse esagera, chissà se lo vede il commissario di campo cosa dice, mette la palla 20 cm oltre la lunetta, bottura non dice niente comunque, il pallone arriva verso Domenico Voci che tira al volo di destro ed è da premiare l'intenzione, però Lanzo non si fa sorprendere e blocca la palla. Quindi annotiamo queste doppie azioni con il secondo tiro al volo di Domenico Voci che non ha paura di rischiare anche di mandare fuori la palla e c'entra anche lui il, lo specchio e la porta Buccina fermato da Fiorentino e poi interviene con decisione eh, e si scambiano subito il 5, i giocatori, è stato un fallo più che altro tattico per evitare la ripartenza da parte del Montepone con Conidi che si prepara appunto alla battuta, tocca verso Doria, ha di fronte a sé Bruno, eh, evita cerca di girarsi ma Bruno lo eh, francobolla e mette la palla in rimessa laterale e quindi il pallone viene recuperato questa volta dall'assistente arbitrale dal guardaline, che quindi svolge una doppia funzione, e Fiorentino effettua subito la rimessa. Tutti i giocatori sono marcati, Doria eh, riceve il pallone, cerca di evitare Bruno, ma non il secondo avversario, e alla fine il suo cross, per quanto eh, possibile, finisce eh, direttamente in, in out. Il Montepaone, che a riesce a impensierire l'Anzo, che, però, mi sembra un portiere abbastanza sicuro. Sì, ma c'è anche da dire che tutte e tre le conclusioni sono andate sul centro, per cui è stato costretto alla respinta a pugni chiusi. Più che altro possiamo notare come il Montepaone, che parte sempre da Fiorentino, come ormai è consueto in questo campionato, riesce a pungere sotto porta perché dimostra di ragionare bene sul centro con Mellace e il classico Voci Marco riesce poi a dare la fiondata finale e quindi a, a, steccare, a steccare bene sul portiere e finora possiamo dire che le conclusioni però sono state centrali ecco magari con tiri più, più in diagonale bisognerebbe vedere Lanzo se riesce ad essere provvidenziale e condivido che è la catena di destra quella che funziona meglio nel Montepone, senza nulla togliere a quella di sinistra che vede poi in Ienco un fulcro per oggi e per i prossimi forse dieci anni del Montepone, anche se a lui auguriamo sicuramente una carriera sfavillante anche in altre categorie. Siamo, eh, intanto giunti al... Uh, abbiamo superato la mezz'ora, siamo al trentatreesimo del primo tempo, il risultato è sempre di 0 a 0, un corpo a corpo a centrocampo con lancio in direzione Carchedi fermato da Conidi. È difficile superare la difesa del Montepaone e i gol subiti di soltanto due in casa ne sono la dimostrazione matematica. Domenico Voci alla cieca cerca Fiorentino che però recupera il pallone, si produce in un ottimo scatto, l'arbitro uh, sanziona quel, quei 20 centimetri dei di pallone che sono usciti fuori dal rettangolo di gioco, ma veramente molto veloce Fiorentino. Domenico Voci sa che a destra c'è Fiorentino che era il campo e quindi eh, mette la palla lì e alla fine in qualche maniera la raggiunge Fiorentino. Fallo di Carchedi e punizione in favore del Monte Paone quando appunto eh, si sta concludendo il trentatresimo minuto del primo tempo non è punizione è rimessa laterale con Mellace che oggi sta soffrendo un po' la marcatura uomo che Carchedi gli ha eh, imposto e che Mr. Cabiddu ha appunto stabilito per eh, bloccare quella che è la fonte principale del gioco appunto del Montepaone. Rimessa laterale verso Doria che ha, accanto a sé Bruno eh, cerca di, di mettere in mezzo il pallone la palla viene ribattuta e quindi finisce eh, in rimessa laterale con Fiorentino che si occupa di questa rimessa. Il Montepone ha guadagnato metri e ora all'altezza del limite dell'area di rigore e quindi eh, può essere maggiormente pericoloso nei confronti di Lanzo e compagni. Il tocco è per Domenico Voci. Fiorentino è ancora una rimessa laterale, non esce fuori il Fronti ma non riesce a entrare dentro il Montepone e quindi si vive un attimo di stallo cercando appunto di orchestrare un'azione che possa diventare per gli attaccanti pericolosa per i difensori possa rappresentare una tranquillità. Fiorentino Crossa, il pallone viene ribattuto. Carchedi, ma attenzione perché il lancio per Bucinà vede Bucinà sfuggire per un attimo a Conidi, ma non a Grillone che da ultimo uomo blocca appunto l'azione. Se ne va Domenico Voci, per l'arbitro non è fallo, ritiene che sia scivolato. Forse in questo caso, come sottolineano anche gli ultras qui alle nostre spalle, c'era il fallo. Eh beh, la trattenuta sulla, sulla magliettina c'è stata, ma il calcio è fatto anche così. No. L'arbitro però avrebbe potuto, avrebbe potuto segnalarlo tranquillamente perché il calciatore si era ormai girato con un tacco splendido e poteva andare tranquillamente sotto. Intanto Pirritano riceve il pallone e subisce appunto, subisce appunto il fallo. E del resto, il calcio è un gioco maschio di contatto. Ma quando il contatto appunto diventa uh, duro, bisogna, uh, è necessario che l'arbitro uh, intervenga. però il fronte appunto sta giocando la sua onesta partita difensiva, non dà spazio, non permette molto movimento ai giocatori, come dal punto di vista appunto di chi difende è normale che sia i tacchetti e tocca poi per Grillone che eh, cerca appunto il lancio verso Ienco ma c'è il Russo che recupera la palla in fase difensiva e Ienco probabilmente commette fallo in copertura e notiamo che quindi anche questo Russo che eh, anche lui abbiamo detto un fuori quota, copre tutta la fascia destra scambiandosi con Morelli e De Grazia che batte lungo verso Carchedi ma recupera ancora Ienco con Russo che gli dà fastidio Vatrella, non si capisce con Domenico Voci, un attimo di confusione, e alla fine ne esce fuori Morelli che tocca per Lucchino. Lucchino marcato da due avversari, e poi il numero 3 Torcasio che apre eh, ancora un controllo da parte di Giudicelli che si porta un po' sulla destra, cerca l'imbeccata verso Russo, ma si chiude la difesa del Montepone con Vatrella che tocca per Pirritano, apertura <sussurra> verso Vosci che recupera il pallone, Voci Domenico, c'è Vatrella sulla sinistra, Marco Vosci, tocco preciso e questa volta effettivamente anche se di poco il fuorigioco c'era forse sarebbe stato più saggio uh, aprire per Vatrella. Sì, 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 anche se di poco il fuorigioco c'era, sulla sinistra c'era Vatrella, avrebbe potuto optare su Vatrella che era in posizione ottimale per andare al tiro. Però eh, dirla da qui è molto più semplice che giocarla dal campo, la sfera. Tutto in velocità, sono riusciti a ripartire dalla difesa e a penetrare sotto lo specchio di Lanzo in buona sostanza. Effettivamente stando seduti io già mi stanco, quindi immaginiamoci loro che corrono. Vatrella cerca di andarsene, buona la copertura da parte di Morelli che protegge il pallone e riparte, sulla, sempre sulla destra Morelli, si appoggia per Russo, chiede palla a Bucinà, la riceve, ma il pallone appunto è leggermente troppo esterno e finisce appunto eh, sull'out. E la catena di destra, forse quella del fronte che funziona meglio con Morelli Russo e le, gli inserimenti di Buccinà che può creare appunto fastidio. E vediamo che restano in tre i giocatori del fronti davanti alla difesa del Montepone proprio per impedire il ragionamento in fase di impostazione dell'azione e costringere poi Fiorentino al rilancio lungo. Ma non si spaventa il portiere, tocca per Grillone che scambia ancora con. Fiorentino ma il lancio favorisce Carchidi che ancora una volta Carchidi dimostra di avere acume tattico e senso della posizione, però poi sbaglia l'ultimo tocco perché questa volta poteva far male al Monte Paone. Eh sì, eh, Fiorentino era fuori, da, fuori dai pali, per cui se avesse toccato in maniera più, più decisa probabilmente riusciva a spuntarla. È stato fortunato Fiorentino in questa occasione, vero? Sì, penso, cioè, più che altro Fiorentino è bravissimo, però in questo caso aveva forse commesso una, un piccolo errore. E recupera ancora Marco Voci, bella l'apertura di destro, leggermente troppo profonda per il taglio di Doria e Lanzo fa sua la palla, eh, dando tranquillità ai propri compagni e permettendo appunto a tutto il fronte di risistemarsi eh, sul fronte d'attacco. E eh, appunto Lanzo non scambia con De Grazia, ma effetto il lancio di sinistro a favorire appunto Bucinà. il colpo Bucinai. Viene toccato e recupera il pallone Giudicelli, cerca di andarsene sulla sinistra, evita Domenico Voci, eh, si accentra, c'è il taglio per Russo, ma eh, questi tagli la difesa del Montepaone non li fa passare, quindi la chiusura in rimessa laterale che sarà battuta dal numero 11 eh, Bruno. Siamo i nostri cronometri quasi alla fine del primo tempo, perché siamo a, eh, oltre al 41 del primo tempo. Il risultato è sempre di eh, 0 a 0, però la partita è stata emozionante. In più frangenti, entrambe le squadre avrebbero potuto raggiungere la segnatura. E ancora una rimessa di Bruno, eh, esortato anche a fare bene in fretta da Lanzo, dalla, dalla sua porta, che poi lascia però a Torcasio, che sicuramente ha una gittata maggiore anche a giudicare dalla rincorsa che prende il pallone arriva verso l'aria tocco di eh, Domenico Voci che però poi recupera il pallone Gregorio Vatrella, tocco per Marco Voci a sud di Selucchino, Marco Voci attenzione, Giudicelli gli ruba il pallone in maniera decisa e poi tocca attenzione perché si è fatto male Marco Voci e molto sportivamente Bucinà, questo è un gesto da sottolineare Bucinà si è fermato non ha tirato e ha aspettato appunto che il giocatore del Paolo potesse far vedere se si era fatto male in maniera più o meno uh, grave, quindi un applauso a questo fair play, due squadre d'alta classifica e di alta correttezza sportiva. Beh, sicuramente ha dimostrato di, di avere lealtà sportiva perché ha rinunciato, ha rinunciato al tiro per far soccorrere il calciatore giallo-verde e, e questo è segno anche di maturità eh, ma non a caso parliamo di squadre che stanno quasi in vetta della classifica c'è da aggiungere anche un'altra cosa, Giorgio. Io, io guardando, guardando oggi la partita, anche se è un, un punteggio ad occhiali, non pare eh, una partita da prima categoria. Attenzione, Marco Voci imbeccato da Pirritano per un solo rimbalzo. Non è riuscito a servire un compagno meglio piazzato, ma è ripartito Giudicelli. Ha di fronte a sé comunque il muro invalicabile di Conidi. Cerca di prenderlo in velocità, se ne va in mezzo. Il cross a favorire appunto Russo che però non riesce a fare riusciti. Rovesciate a tiro di Lucchino, ribatte Mellace, attenzione con Pirritano, e in questo caso si scontrano entrambi i giocatori. E forse un po' in ritardo l'entrata di Pirritano, e Bottura lo ammonisce. Stavi, Stavi dicendo, Giuseppe? Sì, sì, no. Volevo soltanto dire che, nonostante il punteggio sia ancorato sullo 0-0, le squadre hanno dimostrato come tattico, sviluppando buoni volumi di gioco sul centro. Per cui possiamo dire che non stiamo guardando una partita da prima categoria, ma stiamo guardando già una partita, credo, da promozione. Perché se ci sono continui capovolgimenti di fronte le squadre in campo tengono un buon ritmo e dimostrano di possedere schemi di gioco. Lode, dunque, a tutti e due gli allenatori che hanno portato avanti delle squadre preparate al gioco del calcio. E se il Sarto è un ottimo Sarto, sicuramente perché ha della stoffa buona e quella dei giocatori in campo oggi ne dà conferma. Quindi annotiamo anche la munizione per Pirritano che è effettivamente in ritardo nel contrasto con eh, ci sembra il numero 10 eh, russo ma ora lo controlleremo e quindi o anzi dovrebbe essere de grazia probabilmente che veniva dalle retrovie e ora eh, è sottoposto alle cure dei sanitari per poter appunto accertare che non si sia fatto niente perché poi nelle nostre categorie la cosa principale è comunque quella di non farsi male siamo giunti al 44 ⁇ del primo tempo con il risultato sempre fermo sullo 0-0, ma quelle che non sono state ferme sono le emozioni, ne abbiamo avute parecchie e soprattutto ci stiamo divertendo a... Uh, osservare due squadre che si danno battaglia e che sanno appunto eh, capovolgere anche le varie situazioni di gioco, ci sembra si tratti di Morelli a vederlo dal volto più che dal numero dovrebbe essere Morelli che però si è ripreso sì il numero 2 è Morelli la parla, arriva in area di rigore colpo di testa, è svettato se non andiamo errato, giudice, errati i giudicelli, ma Fiorentino recupera il pallone e si prepara appunto a rilanciare con eh, il destro, la palla è in zona Pirritano Saltano Piritano e De Grazia e quest'ultimo che tocca il pallone Doria lo uh, arpiona e lo controlla. Fiorentino cerca di lanciare verso Domenico Vosci, troppo profondo, troppo profondo appunto il lancio che non giunge a destinazione. E quindi si riprenderà con una rimessa laterale effettuata da Bruno, ancora in piedi Mister Pisano che dà delle indicazioni per uh, tenere compatta la propria ragnatela difensiva e al contempo riuscire ad articolare l'azione offensiva così come vuole. Il, il tocco è per Doria. Si impenna la palla Pirritano deciso l'intervento di eh, Torcasio, l'apertura è Perienco che mette la quarta raggiunge il pallone, ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Russo non si passa ed è un calcio d'angolo che potrebbe rappresentare la degna conclusione di un bel primo tempo con Mellace che va a recuperare il pallone, l'arbitro intanto però guarda l'orologio e quindi si sta ponendo la domanda, fischio o non fischio? Non fischierà e parte appunto Mellace con il destro, il pallone arriva in profondità, colpo di testa e alla fine il pallone non finisce in out, ma soprattutto bottura. Fischia la fine di questo primo tempo in perfetto orario al 45 del minuto stabilito all'orologio. E quindi le squadre, mai come in questa occasione, vanno a prendere un bel teccaldo che speriamo sia di appannaggio anche di noi, qui in tribuna stampa. caldo con zucchero o limone, Giuseppe? Limone, limone. E allora ci prepariamo e vi diamo appuntamento a dopo l'intervallo. Ricevitoria gerace a Monteponerivo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Toto Calcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone -Ritaro. Su di noi puoi scommetterci. Gentili telespettatori, benvenuti per il secondo tempo della partita Real-Montepaone scommettendo tutti i fronti, e qui il freddo si fa sentire ma il risultato è sempre di 0-0 e noi siamo pronti a darvi appunto riscontro anche di questo secondo tempo con il signor Bottura che è entrato in campo e ora sta anche correndo probabilmente per... Uh riscaldarsi anche per controllare chiaramente la, le reti se stiamo tutti a posto e ci sembra che entrambe le squadre non abbiano provveduto a nessuna sostituzione per cui gli 11 che scenderanno in campo in questi secondi 45 minuti dovrebbero essere gli stessi del, dell'inizio della gara quindi con Fronti che schiera Lanzo Morelli e Torcasio, Carchedi, Materazzo De Grazia, Buccina, Lucchino, Judicelli, Russo e Bruno Mentre il Montepaone risponde con Emanuele Fiorentino, Francesco Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Grillone, Doria, Voci, Pirritano, Vatrella e Voci Domenico. Il primo Voci era chiaramente Marco, il bomber con dieci reti al suo attivo. È stato un primo tempo interessante con azioni da entrambi i fronti, ma eh, lo 0-0 sicuramente non è sinonimo di assenza di spettacolarità, anzi tutt'altro, perché le due squadre sono andate in battaglia. Del resto si tratta, come abbiamo già detto, della seconda e della terza in classifica, entrambe <coughs> interessate all'inseguimento della rombiolese che attualmente è la battistrada del campionato di prima categoria eh, Girone eh, C. E quindi vediamo che eh, Bottura sta richiamando il guardalini, l'assistente eh, arbitrale, appunto a recuperare la sua bandierina prima di dare il via a questi secondi 45 minuti di gioco 0 a 0, ma sicuramente non mancheranno le sorprese, le emozioni così come è stato. Ed ecco che. Il fischio d'inizio appunto è dato dal signor Bottura e noi ritroviamo Giuseppe Ranieri che come calciatori, come tutti i tifosi, si è un po' riscaldato nell'intervallo con uh, qualcosa di caldo. Eh sì sì, è un bel, tè, un bel caldo, limone, vista la temperatura non può che far bene e temperatura che ormai ripetiamo il percepito iniziale era intorno agli 0° e pensiamo di scesi anche eh, qualche grado sotto però i giocatori appunto eh, si stanno dando battaglia, poi loro hanno la possibilità di correre, non sono come noi che stiamo fermi qui eh, sulle tribune anche se l'accogliente tribuna stampa del Frabotto Mannesi eh, permette appunto qualche piccola comodità. E intanto entriamo subito in telecrona con, con Marco Vosci che riceve il pallone, viene franco bollato da Lucchino, i due Centrali di centrocampo, Lucchino e Carchedi eh, si interessano soprattutto di Mellace quando appunto arretra anche di Marco Voci. Ecco che Mellace tocca per. Conidi che imposta l'azione appoggiandosi su Fiorentino Francesco che poi allarga in direzione Marco Voci, di prima verso Vatrella che eh, viene fermato proprio all'ultimo momento da Morelli e attenzione, c'è stato un fischio e eh, fallo di mano ammonizione per Morelli e quindi probabilmente calcio di rigore in favore del Montepaone, ha toccato quindi con un braccio Morelli quando siamo al primo minuto e 24 secondi e quindi quindi ammonizione per Morelli, ma soprattutto eh, massima punizione per il, in favore del Monte Paone su intervento appunto, di Bottura. C'è stato appunto un tentativo di eh, Vatrella di penetrazione con Morelli che colpendo la palla con la mano, secondo il signor Bottura, ha praticamente eh, impedito a Vatrella di eh, andare verso la porta. quindi Occasione da gol, non che determina l'espulsione ma l'ammonizione perché fallo di mano e rigore in favore del Montepaone con Vatrella che ha già preso il pallone con Lanzo che si rispera tante contestazioni ma in questo caso Bottura era vicino all'azione e soprattutto è stato rapido nel segnalare appunto questa situazione di gioco. Vatrella ha preso il pallone per dire questo lo batto io e ora che gli animi si calmano si prepara appunto a calciare. Alla destra della nostra postazione con Lanzo che si ristora prima di tentare l'impresa appunto di bloccare un calcio di rigore e Vatrella che si concentra appunto per calciare al meglio questa massima punizione. Siamo giunti al secondo minuto, intanto di gioco del secondo tempo. Bottura nota la munizione, Vatrella è pronto, tirerà di destro. Ha fatto appunto alcuni passi all'indietro, vediamo se tirerà di potenza o di precisione. L'espresso di Staletti contro il portiere del Fronti Lanzo. Parte Vatrella, tiro rete, spiazza il portiere Gregorio Vatrella e va a ricevere l'abbraccio di tutta la panchina. E in particolare, vediamo di mi sembra del Mister e tutto il Monte Paone insieme ai suoi tifosi va a festeggiare questa importante rete. Quando si siamo arrivati al 47 della partita. Vatrella sblocca subito il risultato sul rigore e noi lo annotiamo sui nostri eh, tabellini. Eh, Giuseppe, un gol importante in questa fase della partita. Sì, un gol che apre, apre la gara. Una gara finora equilibrata, ma ad inizio, inizio del secondo scorcio di gara Vatrella ha avuto un'ottima intuizione, riuscendo a penetrare. Morelli non poteva fare altro che eh, cercare di trattenerla. L'arbitro ha Sto bene, ha concesso il penalty e Vatrella da buon cecchino negli 11 metri non si è smentito, apre un, uh, un risultato che pare essere importante. Adesso attendiamo la reazione del Fronti che a questo punto non ha più nulla da perdere, Giorgio. E noto anche che la tua voce è diventata un pochino flebile. Io ti avevo consigliato un buon te caldo, ma tu lo hai rifiutato. Eh sì, effettivamente quando si spegne il motore e poi lo si riaccende bisogna tornare in pressione. Attenzione al cross da parte di Lucchino che finisce sull'out e notiamo appunto che Vatrella ha messo la palla alla sinistra eh, di Lanzo e Lanzo è andato a destra, quindi un rigore perfettamente eh, tirato. Eh, a Doha forse qualcuno avrebbe avuto bisogno di un rigorista come Vatrella. Ed ecco che si prepara ora Fiorentino a battere questo, questo rinvio con Grillone che riceve scambia ancora con Fiorentino, Iudicelli e Buccinà vanno a disturbare la impostazione di gioco da parte del Montepaone, Fiorentino e poi sventaglia in direzione Lucchino, recupera però eh, il numero 4 Mellace, il russo che controlla il pallone subisce fallo da parte del, di un avversario, dovrebbe trattarsi di Yenko. E quindi punizione in favore del Fronti che ora dovrà cambiare un attimo anche l'impostazione della propria partita per recuperare questo risultato. Di solito un gol negli ultimi minuti del primo tempo o nei primissimi del secondo tempo cambia molto dal punto di vista psicologico eh, per i giocatori. E Bucinà, che si prepara a calciare, sono praticamente sei o sette eh, i giocatori del fronti all'interno dell'aria, grappolo umano su questa parola. Ma ribatte Marco Voci con decisione nella zona dove c'è Bruno. Bruno che rimette la palla dentro il pallone. Viene toccato da Carchidi. Recupera il numero 3 eh, Torcasio. Fischia il fuorigioco. Eh, il signor Bottura che era lì attento proprio a guardare cosa potesse succedere in questo frangente con tutta la difesa del Montepaone Che era salita lancio verso Doria. Recupera il pallone. Tocco verso Vatrella. Chiusura di Morelli che in questo caso facendo bene. Nella diagonale evita danni pericolosi con uh, Vatrella che ci sembra particolarmente caricato a pallettoni. Sì, il gol ha suscitato l'effetto psicologico sperato, e al contempo dobbiamo dire che il, il fronti sembra, sembra essere calato e il Montepone è bravo ad approfittare di questo momento di appannaggio da parte degli ospiti. E si proietta come adesso con Mellace, che è in posta, in posta, ma viene chiusa poi la sfera. E sta andando per il verso giusto perché cercano di sfruttare l'effetto psicologico sortito dal gol. E probabilmente ci sarà stata anche qualche parola di Mr. Pisano che è entrato per primo in campo al, dopo l'intervallo e quindi avrà un po' anche stregliato i suoi, o se no stregliato dato le giuste indicazioni nell'intervallo. Giudicelli riceve da Bucinnah, punta l'avversario, non si passa, anche se secondo il signor Bottura viene eh, fatto in maniera irregolare, era Fiorentino che ha fermato eh, Buccinà e con eh, Mr. Pisano che richiama ancora una volta i suoi eh, grande concentrazione in panchina perché qui è una partita dove i punti valgono almeno doppio se non triplo. In eh, posizione di Sparo c'è Buccinà che calcerà di destro con eh, Doria e Domenico Vosci che appunto f, eh, formano la barriera così come richiesto da eh, Fiorentino e Buccinà che cercherà di imbeccare eh, qualcuno dei sei giocatori in area di rigore del fronte parabola alta e Conidi che però con sicurezza mette in calcio d'angolo evitando Appunto eh, interventi da parte di giocatori del Fronti. Quindi primo calcio d'angolo del match in favore del Fronti con partita che si è immediatamente accesa dopo la segnatura avvenuta al secondo minuto di gioco il secondo tempo del gol da parte del Montebrone con Vatrella su, eh, sul rigore. Parte appunto il calcio d'angolo del Fronti, gran movimento in aria. Ci pensa però Pirritano con grande personalità a ribattere il pallone con Vatrella che recupera, evita che la palla finisca in. Out e Ienco che subisce però fallo. Il signor Bottura ha fischiato però ha deciso che invece la palla era uscita e quindi affida la rimessa al fronti. Ancora rimessa verso Buccina che ha di fronte a sé sia Vatrella che Mellace. Non riesce a fare nulla e il pallone finisce in rimessa laterale. Anzi probabilmente sì, è una rimessa laterale affidata alla difesa del Montepaone. Rinvio lungo a cercare appunto Marco Voci e poi ancora Ienco che tocca per eh, Pantaleone Grillone. Il rilancio però non è precisissimo e sarà ancora rimessa in favore della squadra ospite. Che appunto ora attacca da destra verso sinistra e soprattutto attacca per riportare in parità. Quando siamo al nono minuto del secondo tempo, un risultato che la vede soccombere per 1-0. Ienco rinvia, recupera ancora il pallone il fronti, mette in mezzo, tocco di testa di eh, Domenico Vosci. Doria apre per Vatrella che inserisce la quarta. Si ferma Osserva il, il piazzamento dei compagni e poi lancia perfettamente verso Doria. Il perfettamente, però, eh, non è proprio esatto perché un metro in più di quello che doveva essere e la palla viene conquistata da Lanzo. Ienco tocca di testa. Pantaleone Grillone difende il pallone e lo scarica ancora per Vatrella, incontenibile sulla fascia. Vince il rimbalzo con eh, Lucchino, se ne va ancora in velocità. Di fronte a sé Torcasio tocca per Marco Voci. Doria chiede palla. Marco Voci tende. Il tiro, e questa volta forse ha preteso troppo, è venuto fuori un tiro che è andato e finito molto lontano dai pali della porta difesa da Lanzo, però Montepaone che sta incominciando a, a giocare volando sulle ali del vantaggio. Un Montepone che sta premendo sul gas dopo, dopo la rete. Possiamo anche dire che forse quel rigore, Giorgio, non concesso a Pirritano a metà secondo tempo, è stato concesso ad inizio del, del, del secondo tempo proprio, proprio eh, con un'occasione ancora più limpida da rigore. Quella del primo tempo forse non era così netta, ma il rigore c'era. E se fosse un film potremmo dire che anche gli arbitri hanno una coscienza e quindi il signor Bottura si è eh, diciamo, eh, appunto rifatto di quello che poteva essere un errore sul finale, giustamente del eh, primo tempo. Il rilancio favorisce Carchidi che riceve un calcio non cattivo da parte di Conidi e quindi punizione con Lucchino che recupera il pallone e si prepara appunto a battere in direzione Gudicelli. Iudicelli recupera il pallone ha di fronte a sé un avversario non si passa perché quell'avversario si chiama Fiorentino e in questi casi appunto eh, l'attaccante ha poche possibilità e Bruno che effettuerà questa rimessa nei confronti di Buccinà anticipato da Marco Voci se ne va poi in velocità a Doria, parte accelera c'è Fiorentino che si stava sovrapponendo ha voluto proteggere proteggere il pallone con Torcasio che ora si complica un po' la vita Domenico Voci gli ruba il pallone, cerca Pirritano e questa volta Matarazzo ci mette una pezza e chiude il, il, il passaggio, tocco in profondità in direzione russo ha di fronte a Seyenko, doppio passo di russo, il rimbalzo però favorisce il ritorno di Vatrella con gli Udicelli che viene anticipato da Fiorentino e ancora il Fronti che attacca e preme sull'acceleratore. Vatrella anticipato da Lucchino, Lucchino avanza, vede Russo, tocca il pallone, c'è Ienco su di lui, non si passa, molto bravo anche Ienco, Ripetiamo come al solito che pur essendo un Millennians gioca con, con la, la tranquillità e l'esperienza di un veterano e quindi sarà appunto Buccina questa volta, chiede il pallone da qualche parte perché mi sa che sono quasi... Eh, finiti quelli a portata di piede e anche il signor Bottura eh, chiede appunto la sfera. Mister Pisano di destro favorisce l'inserimento in questo caso del numero 6 uh, De Grazia e quindi si ripartirà con uh, un calcio d'angolo Buccinà si prepara a calciare vediamo se calcerà di destro o di sinistro sarà di sinistro a uscire uh, mischia in aria ma la palla non è abbastanza alta e poi uh, Matarazzo cerca la soluzione impossibile girandosi di destro ma il tiro appunto finisce ben lontano dai pali difesi da Fiorentino siamo giunti al dodicesimo 43 secondi e qualche decimo del secondo tempo, il Montepaone è in vantaggio per 1-0, la partita si è infiammata e sicuramente ci darà ulteriori emozioni nel suo proseguo. E ancora Conidi che scambia con Fiorentino, tranquillità nell'estremo difensore del Montepaone, nel lanciare poi la palla verso l'altro Fiorentino che probabilmente la mantiene in campo, noi eravamo coperti dalla panchina e anche qui Bottura è abbastanza deciso nell'esprimere le sue volontà. La rimessa favorisce Carchidi, tocco per Buccinà, lancio per Iudicelli ma ci pensa poi con Idi a sparare via il pallone. Ancora Bruno che stoppa bene e Doria gli mette in rimessa laterale eh, la palla. Nonostante il freddo mh, la tecnica nei parecchi giocatori è, è nitida e chiara. Nonostante il freddo l'agonismo in campo prevale, i ragazzi giallo-verdi sanno, sanno bene che l'1-0 non garantisce di capitalizzare la gara per cui approfittano del vantaggio per cercare di legittimarlo ancora di più e arrivare con un punteggio positivo in classifica. Questo, questo Fronti tra l'altro non è una squadra da sottovalutare perché, nonostante tutto, sta cercando sempre di insidiare la porta difesa da Fiorentino con tutte le iniziative portate eh, dal centro e sulla fascia. Per cui eh, non possono far altro che continuare così fino alla fine l'agonismo per cui prevale, prevale sul freddo. E vediamo ora che se non andiamo errati esce Doria che saluta gli spettatori ed entra Marcellino quando siamo arrivati al quindicesimo del secondo tempo, quindi eh, cambio nel settore fuori quota con Doria che lascia il campo e Marcellino che entra. Quindi quindicesimo del secondo tempo, Doria non ci sarà più e al suo posto c'è Marcellino. Quando siamo quindi esattamente all'ora di gioco, mister Pisano si gioca la carta Marcellino. Rimessa Laterale da parte del fronte il pallone danza in area di rigore. Lucchino tenta il tiro da lontano. Il pallone sbatte involontariamente sul braccio di Domenico Voci. Lucchino recupera il pallone, viene chiuso però dalla ragnatela dei difensori del Monte Paone con Conidi che poi si prepara al rinvio, evitando anche il ritorno di eh, Lucchino. Attenzione perché c'è qualcosa che non va per il signor Bottura che va a rimproverare eh, la panchina del fronti, ecco che si sta spiegando con un uh, dirigente del fronti, quindi Bottura dice questa è l'ultima volta, non sappiamo perché cosa, ma sicuramente è un'ultima volta, secondo la voce di Bottura, e quando dice così l'arbitro ci spaventa. Eh sì, eh, l'arbitro quando dice così è un avvertimento chiaro, perché poi manda fuori, manda via gli spogliatoi, non sappiamo perché noi abbiamo la panchina, davanti per cui abbiamo la visuale coperta, quello che è successo non lo possiamo sapere, ma sicuramente l'arbitro ha avuto le sue ragioni per avvicinarsi alla panchina. E intanto c'è Carchedi che ancora protesta per un eventuale fallo, eccetera, e il pallone che viene messo fuori perché c'è un giocatore del, del Fronti che è rimasto per terra e quindi eh, si dovrebbe trattare di Bucina, attenzione perché c'è un cartellino che sta per eh, venire fuori, eh, almeno dalla tasca. Ed è stato ammonito il numero 4, come giustamente ci sottolinea Giuseppe Ranieri, il numero 4, quindi uh, Carchedi del, del Fronti. Quindi annotiamo anche l'ammonizione per Carchedi che fa compagnia a Morelli, anche lui ammonito nel, però nel primo tempo. Quindi ammonizione da parte del signor Bottura nei confronti di uh, Carchedi che ha protestato per, per qualcosa che ci è sfuggito ma probabilmente per qualcosa che è avvenuto all'interno dell'area di rigore. Dovrebbe essere Buccinà il giocatore che sta uscendo accompagnato dai sanitari del Fronti e che ha ricevuto un colpo, però riesce ancora a camminare, quindi probabilmente potrà rientrare in campo. Si riprende con il Fronti che restituisce la palla appunto, ai giocatori del Monte ed è Fiorentino che la scambia con uh, Pantaleone Gr Grillone scambio ripetuto con Carchedi che l'insegue li appunto per dare fastidio il tocco e per. Uh, Marcellino Mellace, grande sicurezza negli scambi da parte del Monte Paone, però attenzione perché alla fine il rimbalzo stava per favorire Iudicelli. Apertura di Emanuele Fiorentino per Francesco Fiorentino, subito su di lui Buccinà che quindi ci rassicura sulla sua ripresa. Marco Voci riceve il pallone, mette in mezzo, De Grazia, fa impennare la sfera, il colpo di testo di Lucchino a favorire. Matarazzo ma ancora Marco Voci chiede palla a Domenico Voci, la riceve eh, con molta esperienza De Grazia lo allontana e lo porta in una zona poco pericolosa del campo, ancora la palla si impenna, Marco Voci recupera mette in mezzo, Vatrella ancora un tocco, non era in fuorigioco come chiesto da Lanzo e la palla però viene ribattuta e viene ricevuta da Russo che tocca verso Carchedi esce imperiosamente Grillone tocco per Vatrella, Gregorio Vatrella si gira, evita un avversario tocco per Pirritano che non riesce a fare altro che a toccare ancora il pallone recuperarlo e con caparbietà cercare di strapparlo al giocatore del fronte, ma, ma il ma materazzo che tocca per russo, apertura in profondità verso Buccina non si passa perché c'è Capitan Grillone che di testa blocca questa trama offensiva del, del fronte la partita ci sta riscaldando con questo agonismo unito a tecnica di cui parlavamo prima, ecco questo è un esempio con De Grazia che eh, si muove un po' alla scirea il tocco però per Marcellino che è favorito Fisce Mellace, grande cambio di fronte con Bruno che di testa evita che la palla giunga a Marco Vosci, ma questo lancio di Mellace vale il prezzo del biglietto pagato dai, dai tifosi. Sicuramente sì, eh. la gara come abbiamo detto prima o come abbiamo sottolineato si è aperta, il Monte Paone comunque ci sta mettendo il cuore e l'anima ma al contempo il Fronti chiude bene gli spazi e si proietta sempre in avanti. Stiamo assistendo ad un frangente di gara dove la zona centrale del rettangolo di gioco non viene messa in evidenza perché si gioca più che altro con lunghi lanci che tagliano il campo e proiettano in zona offensiva. Continui capovolgimenti di fronte e a sottolineare proprio quello che accennavamo prima, cioè che l'1 a 0 non può garantire i tre punti perché il Fronti è una squadra che non sembra adesso sentire più lo svantaggio di una rete e cerca sempre di recuperare. D'altronde non hanno nulla da perdere, anche se giocano fuori casa, stanno facendo la loro onesta gara. Buccinà calcia il centro dell'area tenta la rovesciata spettacolare ma in questo caso inefficace il numero due Morelli e il pallone finisce in auto. La punizione era stata originata da un gesto d'esperienza da parte di Buccinà che subendo un piccolo fallo aveva comunque gridato e quindi l'arbitro aveva fischiato appunto per la punizione. È che riceve il pallone, Fiorentino, Carchedi che va a disturbare insieme a Iudicelli e Bucinà, che sono lì pronti e quindi in questo momento è una situazione di 4-3-3 per il fronti, la palla scivola tocco pirritano, molto maschio l'intervento sia di Fiorentino sia di Matarazzo e la palla finisce in rimessa laterale i giocatori non tirano mai indietro la gamba ma operano sempre con correttezza e diligenza e quindi in maniera sportiva e, um, e corretta sostanzialmente Voci, Marco, riceve il pallone lo scambia con Mellace Mellace, palla deliziosa al centro e Vatrella non riesce ad arrivare, anche se è stato bravo Lanzo a scegliere bene il tempo, però il tocco di eh, piatto da parte di, eh, di Mellace era veramente molto bello. Mellace recupera il pallone, eh, fa sportellate con Carchedi, apre poi verso Vatrella. Vatrella di fronte a Semorelli che evita eh, che il giocatore del Montepone faccia qualche intervento. E ora che siamo al ventunesimo del secondo tempo e eh, vediamo che è pronto e alle viste eh, l'inserimento di Vaccaro vediamo chi uscirà si tratta di se non andiamo errati no si sta solo riprendendo un attimo eh, il numero 9 Iudicelli vediamo al posto di chi entrerà Vaccaro al ventunesimo del secondo tempo e ad uscire eccolo vediamo ora speriamo che si giri così noi cogliamo anche il numero eh, si tratta Probabilmente è il numero 11 Bruno, se non vado errato, anzi no, del 5. Quindi esce Matarazzo ed entra Vaccaro, eh, sicuramente con maggiori propensioni offensive perché. Mr. Cabiddu cerca ora che siamo al ventiduesimo del secondo tempo, cerca appunto di aumentare la capacità di fuoco della propria squadra. Quindi va caro al posto di eh, Matarazzo. Il tocco però favorisce ancora Domenico Voci che controlla il pallone, innesca Vatrella che parte in velocità. Ha di fronte a sé però un signor De Grazia che riesce quasi ad anticipare e alla fine commette fallo Vatrella, o almeno così dice Bottura. Molto bello il duello con un Vatrella velocissimo un De Grazia che ha coperto agilmente la palla il pallone però è ancora per il Montepone Pirritano scambio con Marcellino Marcellino in questo caso ha cercato il tiro quando c'era Marco Voci libero però in quel momento sappiamo il giocatore vede la porta e quindi cerca di colpire nella maniera più pericolosa per il portiere e ancora il fronte che tocca il primo pallone Va Vaccaro, Iudicelli anticipato da Fiorentino Fiorentino appoggia per Marco Voci che non riesce a toccare per Domenico Voci in questo secondo tempo un po' più defilata sulla destra in zona offensiva la posizione di Marco Voci, quindi qualche movimento sulla scacchiera tattica è stato compiuto da mister Pisano con Fiorentino che Tocca per voci che dà a Domenico Voci e ancora il pallone che finisce verso Pirritano, fermato dalla difesa. In questo caso ci sembrava Torcasio, con il Fronti che cerca ancora di ripartire. Di testa Fiorentino tocca per Mellace, intervento di Vaccaro che commette fallo perché si aggiusta il pallone con la mano. E vediamo altri giocatori delle panchine che si stanno riscaldando. In questo caso la domanda è: si riscaldano visto il Grande Freddo o si riscaldano perché entreranno in campo? Giuseppe, tu che ne Beh, tutto è possibile. Potrebbe essere anche il freddo. Però, conoscendo Mr. Pisano, può darsi che negli ultimi 20 minuti possa dare, possa dare peccato, peccato. Pirritano sfiora, sfiora la seconda rete, tocca male, si inalza troppo con il busto e la palla termina alta sopra l'incrocio in effetti anche qui Marco Voci si era girato bene al centro dell'area di rigore aveva messo in mezzo un bel pallone Pirritano come un falco è arrivato sulla sfera però non è riuscito a inquadrare la porta lo specchio della porta difesa da Lanzo. Il rilancio va a favorire Iudicelli ma lo ferma Fiorentino colpisce con la mano ma attaccata al corpo. Il tocco è ancora per Pirritano molto maschio e duro il confronto con De Grazia ma sicuramente stanno combattendo due giocatori dalla struttura fisica solida ma anche dalle capacità eh, diciamo, eh, aerobiche importanti e quindi ecco che eh, sarà Mellace a battere questa punizione, da questa posizione Mellace può far male imbeccando qualche soluzione al volo o di testa da parte dei suoi compagni, mentre siamo al 24 minuto 51 secondi e una manciata di decimi che scorre di questa partita che vede il Montepaone in vantaggio per 1-0 sul rete sul rigore di Trella al secondo minuto del secondo tempo parte Mellace. Interessante la soluzione: Pirritano non colpisce, e Lucchino controlla e rinvia. C'è da Caro che ancora, anzi no, si tratta di eh, Buccinà che ancora contesta qualcosa, ancora me lascia, mette in mezzo, cerca la Demivolé Mivolè eh, Conidi, ma non riesce a impenserire appunto eh, la porta difesa da Lanzo, Però in questo caso Conidi ha cercato sia una via di mezzo tra un appoggio e un tiro. Bello il gesto eh, atletico, ma non ha sortito effetti. Sarà Torcasio a effettuare questo rinvio dall'area eh, dall del portiere e vediamo se supera la metà campo anche perché in questo momento il fronti è a favore di vento e la palla finisce in zona Russo che subisce pallo da parte di Ienko, anche questo è un bel duello, Carchedi eh, Mellace, Russo Ienco eh, Voci eh, Lucchino, sono tutti duelli che pur essendo le squadre sostanzialmente anche disposte a zona rappresentano poi quei momenti di incontro uomo contro uomo che ai quali gli allenatori comunque danno risalto. Sarà il fronte a battere questa rimessa con Buccinà che apre verso eh, Russo, anzi si tratta di Bruno che però scivola un mini combattimento. Con Mellace che esce palle al piede, viene contratto però da Russo che gli soffia il pallone e allora Russo ora si appoggerà sicuramente a qualcuno. Ha su di sé Domenico Voci, ma Russo riesce con la magia a uscirne, evita un altro avversario. Molto bravo questo fuoriquota, tocco per Giudicelli che allarga sulla fascia sinistra. Ha due avversari di fronte a sé, deciso e sicuro l'intervento di Marco Voci con Fiorentino, poi che fa un tunnel nei confronti di Giudicelli forse. Il Montepaone in questo caso stava uscendo da una situazione pericolosa però in maniera un po' leziosa. Sì, 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 troppo leziosa, troppo leziosa. Giocano troppo e alla fine si rischia. Fiorentino alla fine è riuscito per miracolo a deviarla in corner perché se avesse perso palla in quella frangente di campo sarebbe stato davvero pericoloso. Morelli, colpo di testa di Torcasio che però non c'entra la porta. Il colpo di testa più che altro era una deviazione. e Tra tre minuti entreremo nell'ultimo quarto d'ora di gioco più eventuale recupero. E quindi il risultato di 1-0, come giustamente dice eh, Giuseppe Ranieri, non garantisce niente al e Rappresenta un forte stimolo per il Fronti, che sta dando tutto alla ricerca e all'inseguimento appunto del pareggio. E ancora Grillone con Fiorentino e tutto ora. Vaccaro fa un po' il centravanti il tocco è per Mellace che evita Carchidi e favorisce Fiorentino parte Francesco Fiorentino eh, c'è Vatrella che chiede palla Fiorentino la mette in mezzo ma c'è De Grazia attenzione Marcellino recupera il pallone entra in aria di destro Marcellino si accentra, tiro di Marcellino e la palla però calciata male finisce quasi in rimessa laterale e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo in questo caso Marcellino ha fatto tutto bene tranne il tiro finale e è stato un destro che però non, è stato, non ha mh, visto il giocatore colpire bene la palla e quindi ha visto quest'ultima finire molto molto lontana dalla porta e da ogni zona pericolosa. E Torcasio che calcia e eh, qui di testa c'è Vaccaro che vince il contrasto con eh, Mellace. Vediamo che difende il pallone. Giudicelli neanche a dirlo, raddoppio della marcatura da parte del, uh, del Monte Paone e il pallone finisce in rimessa laterale con Bruno. Che effettua questa rimessa, colpo di testa di Fiorentino, Voci che tocca per Pirritano, bello lo scambio. Voci recupera il pallone, però non riesce a mantenere lo mantiene in campo, ma non riesce a mantenerne il controllo. E la palla finisce appunto a Lanzo. Uh, riteniamo che la Gazzetta del Sud dovrà. A fornire molte più pagine a Giuseppe Ranieri perché sta prendendo un sacco di appunti per questa che è una partita che dà numerosissimi spunti. Sicuramente, sì, eh, lo spazio a disposizione per la prima categoria è veramente risicato: solo 20 righe, ma questa è una gara che meriterebbe almeno 30 righe. Ed ecco che intanto Bucinà, capitano in questo frangente, tocca per Lucchino. Il pallone viene sventagliato via poi da Francesco Fiorentino con Pirritano che fa ragionare e respirare la squadra. Però c'è il Fronti che ora è tambureggiante. Bucinà si gira, deciso, falloso, ma non cattivo l'intervento di Domenico Voci. Quando stiamo per entrare nella mezz'ora del, uh, del secondo tempo, risultato di 1-0, ma Fronti che sta alzando moltissimo il baricentro con Buccinà che suona la carica per i suoi eh, cercando appunto di dare lo spunto per eh, perché si possa capovolgere un risultato che vede la squadra Lametina eh, soccombere qui al Frabbotto Mannesi di Montepaone. Ora sono praticamente tutti ad esclusione, se non andiamo di de errati di de Grazia nell'area di, eh, di rigore del Montepaone, il giocatore del Fronti e Buccinà che si prepara a calciare probabilmente di interno sinistro per cercare la testa di qualche suo compagno, arriva la spalla, ma ci pensa Fiorentino a ribattere con Voci che tocca per eh, eh, Gregorio Vatrella che apre per Marco Voci, il pallone rimbalza, tocco verso Marcellino, c'è Carchedi e Marcellino. Marcellino, questa volta ha una incertezza, però c'è stato Carchedi, Carchedi che ha fatto un grande recupero. Eh, I tifosi sono un po' impietosi con Marcellino, ma diciamo che eh, aveva fatto. Ha fatto un ottimo scatto e ha cercato poi un 1-2 finale con Marco Voci, quindi considerando la tipologia del giocatore e la sua giovane età sicuramente bisogna anche capire... Il frangente di gioco c'è Fiorentino che se ne va in velocità, entra in aria, mette in mezzo il pallone arriva ancora Marcellino. Marcellino tira, dice di no l'Anzo e ancora riparte eh, Lucchino fronteggiato da Pirritano che svolge un ruolo importante. Ruba palla Pirritano, tocca per Marcellino 1-2 con Pirritano, ancora il giocatore del Monte Paone. esce L'anzo e risolve tutti i, pro i problemi. Ha qualcosa da dire con Marco Voci, ma eh, si confrontano i giocatori a muso duro, ma niente di grave poi c'è la stretta di mano. Comunque un bel Montepaone che, anche quando le fasi di gioco si fanno incandescenti, non rinuncia mai al fraseggio, non rinuncia mai a dare dimostrazione della cifra tecnica di ogni singolo giocatore. Beh, sicuramente questa è l'impostazione data, data da, da Alessandro Pisano, Alessandro Pisano quando, quando solcava questo terreno di gioco amava tanto ragionare dal centro, di impostare il gioco per la squadra, così ha trasmesso questa filosofia sicuramente ai suoi calciatori che eh, riescono a catapultare eh, dall'altra parte del campo con, eh, mh, con velocità, eh, la velocità è tutta di Fiorentino che negli ultimi eh, 5-6 minuti è a è riuscito a portare tre assist fondamentali in area, in area ospite, ma uh, il caso, diciamo così, il caso non, ha permesso, non ha permesso di legittimare il vantaggio. C'è anche da dire che Lanzo si sta dimostrando un ottimo portiere eh, perché riesce a sventare le diverse fiondate portate, portate dai, dai ragazzi di Pisano. E quindi possiamo parlare di un uh, Alessandro Pisano un po' come Montella che con tante idee nuove valorizza i giovani e non solo quelli. Ed ecco che uh, il numero 3, uh, Rocco Ienco, si prepara a effettuare la rimessa quando siamo giunti al 33esimo del secondo tempo con Vatrella che tocca ancora desterno e poi ci pensa uh, Morelli a rinviare. Il pallone balza, rimbalza ancora al centro del centrocampo. Lucchino si libera di uh, Marcellino, tocca verso Vaccaro. Vaccaro contro il pallone si gira, si accentra, appoggia per Buccinà, attenzione al tiro: tiro di Buccinà, ribatte però eh, Conidi e eh, che se ne va proprio alla Sergio Brio con potenza e decisione. Ma ancora Lucchino che recupera il pallone, il lancio è in direzione di Marcellino. Sono in tre su di lui. Marcellino eh, cerca di liberarsi di Carchedi evita eh, il giocatore, e poi subisce fallo e in questo caso è riuscito a capitalizzare al meglio la situazione facendosi fare fallo e quindi permettendo alla sua squadra di riposizionarsi e respirare. Mellace spingarda in posizione eh, in profondità, Malanzo recupera il pallone, fa ripartire Morelli che non, non sembra proprio che la partita si, si giochi da oltre un'ora, parte in velocità, Buccinar che si pone sempre tra le linee, tocca in profondità verso Russo, in questo caso e bravo nell'anticipare l'avversario e la palla finisce in rimessa laterale quindi importante anche questa posizione di Buccina che fa quel passo indietro a retta di un paio di metri per porsi eh, diciamo nella tre quarti campo avanzata e cercare di innescare le tre punte che a questo punto sono Vaccaro, eh, Russo e, eh, e Iudicelli. La palla si impenna e ancora colpisce di testa Grillone, Carchedi murato da Domenico Voci, ancora Carchedi mette in mezzo Iudicelli Ricelli cerca la volea al volo in corsa e la palla finisce però ben alta sulla trasversale della porta difesa da Fiorentino. È una partita entusiasmante, una partita che sta appunto coinvolgendo gli spettatori. E se il secondo anello causa freddo e quasi vuoto del comunale di Montepone, sotto non c'è più neanche un posto, perché sono tutti vicini l'uno all'altro per riscaldarsi, ma per applaudire la squadra di casa che sta vincendo per 1-0. Il lancio di Fiorentino però favorisce. Carchedi che tocca per Iudicelli che innesca per Vaccaro ancora una chiusura da parte di Grillone con Conidi che poi va a marcare Iudicelli. Il pallone arriva e Mellace... Chiude da vecchio bucaniere dell'area di rigore, chiude ogni rischio e fa ripartire il Montepone. Con Fiorentino che cerca di lanciare per Marco Voci, ancora Lucchino che riceve, protegge il pallone e questa volta, anche se involontariamente Fiorentino si frappone con il braccio. Quindi giusta la segnalazione del signor Bottura. Non c'è un attimo di tregua, Giudicelli punta ancora Fiorentino, cerca di arrivare sul fondo, mette in mezzo. Attenzione, la palla danza su tutta. La, davanti a tutta la porta del Montepaone Paone, va caro, non interviene e ora praticamente cerca di eh, protestare. Ma la palla è finita in out e quindi rimessa laterale. Comunque, grande occasione per il fronte. Sì, sì, una grande occasione. Questo dimostra che non bisogna mai abbassare lo sguardo e sottovalutare l'avversario perché fino a quando l'arbitro non fischia la fine tutto è possibile. Eh, diciamo che questa occasione fa il paio con quella a inizio del primo tempo con la difesa del Montepone sempre attenta e precisa che mh, per la seconda volta si distrae un attimo, attenzione che riparte ancora Lucchino anche se forse in partenza c'era un fallo eh, Grillone, ecco si gioca un po' all'inglese con Mellace che ora cercherà l'apertura in profondità esterno verso Vatrella la palla è ancora buona, Vatrella non è in fuorigioco ha di fronte a sé un avversario se lo beve, mette in mezzo il cross è preciso e questa volta Marco Voci non ci ha creduto e la palla si perde tra le braccia di, eh, di Lanzo che poi controlla che finisca direttamente in rimessa laterale ed è ancora Torcasio che calcia di destra superando la metà campo nella zona di Vaccaro non colpisce né lui né Mellace la palla finisce verso Bruno che la, eh, cerca di difenderla con Rocco Ienco che evita prima l'uno poi c'è Buccinà ma chiude tutto Grillone che non, 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 si, non si dà tregua e quindi mette la palla in rimessa laterale. Il freddo si fa pungente, ma la partita si sta surriscaldando perché ormai i Fronti, quando siamo giunti al 37esimo del secondo tempo, gioca tutte le sue carte, spara tutte le sue cartucce per cercare di arrivare a un pareggio che forse non sarebbe totalmente immeritato, ma che certamente il Montepaone non vuole, perché ha dimostrato finora di poter condurre in porto una vittoria così come sta facendo. Fiorentino Recupera il pallone, dà calma ai suoi compagni e poi rilancia in direzione di Marco Voci. Il controllo del numero 8 del Monte Paone favorisce Domenico Voci che viene spinto probabilmente, ma l'arbitro, appunto, sta un po' conducendo all'inglese. Quindi eh, questo match eh, permette la rimessa al fronte. Ancora Fiorentino che rinvia Allì. con Pirritano e De Grazia. De Grazia che rinvia, la palla finisce verso Vatrella, anticipato da Russo. Con Mellace che cerca l'apertura veloce per eh, un compagno e poi c'è il fallo di Lucchino e c'è quindi l'ammonizione nei confronti di Lucchino per fallo ne, eh, compiuto contro, eh, contro Mellace. Vediamo che l'arbitro va ad alzare, ad alzare il cartellino giallo nei confronti eh, di Lucchino e noi notiamo la terza ammonizione tra i giocatori del fronti, quindi sono stati ammoniti Morelli, Carchedi e Lucchino, mentre Pirritano è stato ammonito per quanto riguarda il... Montepaone. Sarà comunque Mellace che si è ripreso a battere questa punizione eh, all'interno del cerchio di centrocampo mentre tutti i palloni intanto sono stati recuperati con un'opera attenta e eh, riportati presso la panchina del Montepaone. C'è ancora qualcuno che si riscalda da parte del, eh, della panchina dei, dei padroni di casa con Mellace che si prepara a calciare. Notiamo la posizione dei due volci uno accanto all'altro. Probabilmente si tratta di uno schema appena a Partirà Mellace, Voci Marco e Voci Domenico si scambieranno le posizioni. Ecco che si muovono: uno si allarga, uno si accentra. Il pallone, però, finisce in zona. Fiorentino che controlla, scambia con Domenico Voci che ha di fronte a sé il numero 11 Bruno. Mette in mezzo Fiorentino, non aggancia e Carchetti reimposta per Iudicelli. Ma Mellace lo contra. C'è un raddoppio la marcatura in zona d'attacco. La palla, però, finisce a Bruno e questa volta c'è fallo da parte di Domenico Voci verso l'omologo, il numero 11 del, del Fronti e quindi attenzione perché. Per rallentamento delle operazioni di rinvio viene ammonito anche Francesco Fiorentino. In questo caso il signor Bottura sta attuando un'azione preventiva, sta facendo capire che non bisogna fare niente che non gli vada a genio perché se no ammonisce e l'ammonizione è prodromo di un'eventuale espulsione. A battere intanto sarà Torcasio che è un po' il lanciatore per quanto riguarda la squadra del Fronti con Pirritano che ancora non si è messo a distanza giusta aspetta che sia l'arbitro una volta una volta annotato eh, sul cartellino il nome dell'ammonito a farlo arretrare, ecco infatti che Bottura avvisa Pirritano che è necessario fare qualche passo indietro. Il quarantesimo del secondo tempo, Montepone 1, eh, fronti 0. La palla arriva in zona Vaccaro, tocco verso Buccina ed era fuorigioco, Giusta la segnalazione, anche sul nostro monitor appare il fuorigioco In questo caso, non eh, eccessivo, ma netto. Non eccessivo, ma comunque visibile, sicuramente. E comunque anche questo frutto di uno schema con Vaccaro che di testa ha cercato di innescare lo scatto di Capitan Buccinà Sarà Conidi, per il quale nutriamo grande ammirazione per la tenuta a maniche corte in questa giornata così fredda, che parte eh, lungo, il colpo di testa favorisce Pirritano, che protegge il pallone, da, da Carchidi se ne libera tutto fisico Pirritano, eh, una via di mezzo tra Shakiri e Rubesh a questo punto, però con Carchidi che alla fine gli ruba il pallone e lo porta in rimessa laterale, ma la rimessa rimane in zona d'attacco a favore del Montepaone. Vediamo, l'andrà a battere Fiorentino che chiede a Domenico Vosci di recuperare appunto il pallone per effettuare appunto la rimessa. Mentre vediamo che alle viste un'altra sostituzione ha smesso la tuta il numero 17, Francesco Sgro. Parte il cross di Fiorentino, Pirritano, anticipato da Torcasio, però riesce lo stesso. Anzi, no, è calcio d'angolo. E quindi ci sarà un calcio d'angolo in favore del Monte Paone. In questo caso l'intervento di Torcasio è stato importante. Questo è il quinto calcio d'angolo per il Monte Paone: Uno so, due soltanto i calci d'angolo battuti dal Fronti. L'arbitro intanto sta notando che c'è un giocatore del Montepone preso da, da Crampi, potrebbe essere Vatrella che corre molto ma è appunto soggetto a queste problematiche e arrivano anche qui i sanitari mentre mister Pisano sta eh, catechizzando il numero 17 Francesco Sgro per appunto dargli le indicazioni per poter entrare. Secondo te al posto di chi potrebbe entrare Sgro? Beh è stato un bel rebus eh sì questa è una domanda eh, però vabbè trattandosi delle precarie condizioni in questo momento di Vatrella potrebbe anche andare a sostituire Vatrella non mi sembra che eh, riesca forse a riprendere sta allontanandosi a bordo campo con i sanitari eh è una bella mancanza questa per il Monteponi in questi momenti finali, perché Vatrella, Vatrella è uno in grado di brillare e di portare la palla uh, in condizioni di, di poter offendere, offendere l'Anso. E vediamo un attimo, però mi sembra che Vatrella si sia comunque ripreso, però la palla viene restituita, viene restituita a Lanzo, quindi era stata messa in auto proprio per permettere i soccorsi. Ran, Lanzo rilancia, il pallone finisce in zona russo che la, lo protegge dall'intervento di Yenko, è un combattimento alla baionetta tra Yenko e Russo, alla fine l'indomito Rocco Yenko mette la palla in rimessa laterale. Ecco che Prepara l'ingresso in campo di Sgro. Vediamo quale sarà il giocatore. E come giustamente e saggiamente diceva eh, Giuseppe Danieri, è proprio Vatrella che al 43 Vatrella, l'autore del gol, al 43esimo del secondo tempo praticamente esce favorendo l'ingresso di eh, Sgro. Quindi annotiamo anche questa sostituzione. Eh, Esce l'espresso di Staletti ed entra Sgro applauditissimo da tutta la panchina e da tutti i tifosi del Montepaone, l'uomo che in questo momento sta firmando, quando siamo al 44 ⁇ del secondo tempo, la vittoria appunto del Montepaone nei confronti del Fronti. 1-0 ma non è ancora finita, rimessa laterale che cerca di favorire Buccinà, ma lì si è messo eh, Mellace che controlla e poi spara via il pallone in rimessa laterale. Siamo agli ultimi assalti del fronti che però è un indomito fronti a sua volta con la rimessa laterale che sarà operata se non andiamo errati da Morelli la palla arriva al centro dell'area di rigore, colpisce di testa Sgro e cerca di liberare per Domenico Oci, Pirritano protegge il pallone, quando lo protegge Pirritano il pallone non ha paura il colpo di testa favorisce Marcellino che però non riesce a colpire la maniera migliore e riparte ancora il fronti con Lucchino che nonostante il disturbo di Marcellino mette in mezzo dove recupera la palla Iudicelli, si accentra, attenzione Iudicelli, supera un paio di avversari ma non supera poi la chiusura e la difesa del Montepaone con Marcellino che poi innesca Marco Voci, vai, bellissimo vai, entra, il tocco per Pirritano, Pirritano deciso ma corretto l'intervento di Torcasio che mette la palla in rimessa laterale mentre l'arbitro sottolinea che saranno tre i minuti di recupero. Quindi segnalazione del signor Bottura, ultimi tre minuti per una rimessa laterale che Torcasio si conquista sfruttando una distrazione del signor Bottura che poi va a tranquillizzare la difesa del Monte Paone con, dicendo ho visto tutto io e volevo proprio che Torcasio battesse questa rimessa laterale 3 minuti 180 secondi ancora di passione per un fronti che non ci sta a perdere e un Monte Paone che sicuramente a questo punto vede la vittoria una vittoria importante a portata di mano a battere sarà ancora Torcasio mentre si polemizza ancora ma Bottura eh, dice che si può battere e poi Torcasio giustamente restituisce la palla al, al Montepaone quindi alla fine i giocatori più maturi dell'arbitro eh, hanno ammesso che c'era stata un'inversione e quindi si è deciso in questa maniera la rimessa tocco per Voci, Domenico Voci entra tra tre avversari, cerca di andarsene, viene chiuso ancora da Lucchino e sarà rimessa laterale per il Montepaone, a questo punto mister Pisano dice tenete la palla lì all'altezza della bandierina del calcio d'angolo eh sì, sicuramente, tre minuti, meno di tre minuti alla fine, adesso sembra toccarla con un dito la vittoria, mister Pisano, per cui cerca di stare alto, come chiaramente il calcio vuole che sia, e cercare di magari riuscire anche a legittimarlo il vantaggio e infatti Marco Voci si conquista così l'ennesimo calcio d'angolo il sesto in favore del Montepone ma dubito che sarà battuto eh, mettendo la palla eh, al centro dell'area di rigore con Marco Voci che ne ottiene un altro quindi lo scopo è quello di far passare questa manciata di secondi tenendo la palla lontana dall'area di rigore del eh, Montepone ancora Marco Voci con Carchedici si appoggia un po' alla bandierina alla fine tocca per ultimo Domenico Voci e sarà rimessa laterale in favore del eh, Fronti con Carchedi, attenzione: c'è l'ammunizione anche per Marco Voci, anche questa è un'ammunizione. Diciamo più che altro per legittimare il potere dell'arbitro perché ha dato fastidio a Carchedi in occasione della rimessa laterale. 47 minuto, quindi dovremmo essere nell'ultimo minuto di gioco con Torcasio che lancerà in profondità alla ricerca appunto del, di un compagno. Mentre tutto il Montepaone sale sulla linea di centrocampo e si sta riscaldando anche Nicola Macri, pronto per la sostituzione per dare un sostegno. ecco quando. Vediamo chi esce. Esce Pirritano ed entra Macri quando siamo al 48esimo del secondo tempo. E quindi Pirritano saluta e Macri va a dare un apporto alla difesa. In un momento appunto in cui bisogna tutelare il preziosissimo vantaggio, ecco batte il 5 Pirritano. C'è Macri in difesa. Un minuto supplementare, dice il signor Bottura. Torcasio rilancia grappolo umano con Mellace. Che colpisce De Grazia controlla il pallone, tocca di testa, ma arriva Marco Voci, evita il portiere e poi Lanzo dimostra di essere un signor portiere e blocca il pallone. Con, e poi probabilmente smanaccia sulla faccia di Marco Voci, con Lanzo che poi rinvia lo stesso la palla. Ecco, Macri colpisce il pallone, Mellace, tocco di testa Marcellino ha scambiato con il compagno, ecco che però il Fronti eh, chiude anche questa trama offensiva, ma ormai è finita ed è finita appunto con il Montepaone che al 49 del secondo tempo vede eh, su, eh, sublimata la propria vittoria 1-0, gol eh, sul rigore di Vatrella al secondo del secondo tempo e noi chiediamo a Giuseppe Ranieri anche un giudizio su questa che è stata una partita comunque interessante, un match maschio che si è aperto completamente ad inizio secondo tempo con il rigore di, realizzato da Vatrella che ha aperto, ha aperto completamente la gara. Eh, il il Fronti si è scoperto, è venuto fuori, ma il Montepone è stato bravo a reagire, a tenere bene il gioco, le redini del gioco dal centro, Fiorentino ha dato prova di sé, non aveva bisogno di darla perché lo conosciamo tutti, ma è riuscito a imprimere come un trenino tutto tutti gli assist giusti in aria, una vittoria meritata, ehm, che regala, regala un, un tre punti buoni in classifica per questo Monte e noi, vedendo il Montepone che festeggia sotto i distinti del proprio pubblico, eh, salutiamo, ricordiamo il risultato: Montepone 1, eh, fronti 0 e la squadra esterna a 7 di Soverato 1 con Pasquale Lentini, Giorgio De Filippis e il prezioso aiuto anche di Giuseppe Danieri in questa occasione, che vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime partite.